La situazione nel paese quell'anno si era aggravata a causa di un cattivo raccolto che aveva provocato scarsità di farina e un forte aumento nel prezzo del pane. A Parigi c'erano state delle manifestazioni fortemente, duramente represse dalle guardie. Siete pazzi! Perché ve la prendete con me? Io non accaparro le scorte come certa gente! Tu questo lo sai, Danton! Diglielo! State indietro! Indietro! State! Siamo la carne! Tornate a casa! Avanti! Per capire meglio l'importanza che aveva il pane a quell'epoca, bisogna ricordare che era l'alimento di base, era quello che permetteva di sopravvivere. Una scarsità nei raccolti e quindi un aumento del suo prezzo voleva dire scardinare il bilancio familiare e creare addirittura gravi problemi di nutrizione. Il pane infatti rappresentava la metà o i due terzi delle calorie. Se ne mangiava ben mezzo chilo al giorno. Addirittura un chilo per i lavori pesanti. Per il resto c'erano solo zuppe di verdura e poca carne. Quanto allo zucchero era un lusso. Per acquistare il pane la maggioranza della popolazione spendeva dal 50 all'80% del reddito. L'aumento del prezzo quindi poteva veramente dire per i più poveri non riuscire più a pagare l'affitto e dover fare debiti con i commercianti. Insomma, una vera tragedia. L'abate